In generale, con il termine frana, si indicano tutti i fenomeni di movimento o caduta di materiale roccioso o sciolto che avvengono lungo un versante a causa della forza di gravità. Il Piemonte, con una superficie di circa 25.000 km² ed il 75% del territorio costituito da zona montana e collinare, risulta particolarmente soggetto ai processi di instabilità connessi alle attività di versante. Il numero di frane censite sul territorio regionale piemontese nell'ambito del SIFRAP è infatti di circa 36.000 singoli fenomeni. I movimenti franosi comprendono un gruppo di fenomeni estremamente eterogeneo, per la tipologia del materiale coinvolto, frane in roccia e in terra, per la profondità della superficie di distacco, frane superficiali e profonde, e per la velocità del fenomeno, frane istantanee e permanenti. ARPA Piemonte, tramite la RERConf, si occupa di monitorare una parte di quelle frane permanenti che costituiscono un potenziale rischio per le opere antropiche, quali abitazioni, strade o altre strutture. La rete è attualmente costituita da circa 300 sistemi di monitoraggio per un totale di 1.500 strumenti di misura. L'obiettivo del monitoraggio è la riduzione del rischio connesso alla frana, ottenibile tramite una migliore comprensione della geometria e dello stato di attività del fenomeno. Il monitoraggio fornisce in questo modo indicazioni utili ai fini della pianificazione territoriale, favorisce inoltre la corretta progettazione di interventi di mitigazione e sistemazione su versanti in frana e ne può verificare l'efficacia. Inoltre, costituisce un valido supporto ad eventuali azioni di protezione civile. Il monitoraggio delle frane utilizza diverse tipologie strumentali, che spesso coesistono all'interno di uno stesso sito. Vediamo ora gli strumenti più utilizzati in ambito RERConf. Gli inclinometri sono tubi verticali installati nel terreno e resi solidali ad esso al fine di seguirne le deformazioni orizzontali. Al loro interno viene calata una sonda che rileva ad intervalli costanti di profondità la deviazione rispetto alla verticale. Gli spostamenti del terreno sono determinati attraverso il confronto delle misure di esercizio ripetute nel tempo rispetto ad una misura di origine. Il piezometro è un pozzetto di piccolo diametro consistente in un tubo in PVC installato nel terreno. Lungo le pareti del tubo sono presenti delle fessure che permettono all'acqua contenuta nel terreno di filtrare all'interno del tubo stesso. Tramite uno strumento chiamato freatimetro è possibile misurare il livello dell'acqua nel piezometro che corrisponde all'altezza della falda. Il sistema topografico ottico utilizza uno strumento in grado di misurare distanze e angoli, detto stazione totale, che viene posto in uno o più punti stabili esterni alla frana. Misura lo spostamento di alcuni capisaldi riflettenti all'interno della frana, posizionati su manufatti oppure su pilastrini appositamente creati. Il sistema GPS utilizza una serie di ricevitori atti a captare il segnale satellitare. Questi strumenti vengono posizionati su alcuni supporti filettati all'interno della frana, chiamati capisaldi interni, e contemporaneamente su uno o più punti stabili all'esterno della frana stessa, detti capisaldi esterni. La distanza calcolata tra i due punti, confrontata con quella della misura di origine, permette di valutare lo spostamento subito dal caposaldo interno. Le basi distanziometriche consistono in due supporti filettati, infissi alle pareti opposte di una frattura. La loro distanza viene misurata tramite uno strumento chiamato distanziometro. Il confronto tra misure eseguite in epoche successive permette di determinare eventuali variazioni della distanza tra le pareti della discontinuità. Le varie tipologie strumentali spesso coesistono all'interno di un medesimo sito, fornendo così informazioni tra loro complementari sul comportamento della frana indagata.